Grazie, io sono Gennaro Santoro, sono un avvocato e un attivista di Antigone e legale per la Shield della campagna Non me la spacci giusta. Abbiamo sentito adesso dall'amico Hassan dei dati allarmanti di cui tutti un minimo abbiamo l'idea, ma se appunto andiamo a leggere il settimo libro bianco vediamo che questi dati nella loro realtà sono al di là di ogni immaginazione, cioè parliamo di più di un milione di soggetti che sono stati sottoposti a controlli e a sanzioni amministrative al di là di quello che è la facciata della legge. Quindi sappiamo tutti nel 93 a seguito di un referendum doveva essere è stato depenalizzato il consumo delle sostanze stupefacenti, di fatto però il controllo continua ad essere totale, non esistono settori lontanamente paragonabili, ripeto, soltanto per il consumo di sostanze stupefacenti parliamo di più di un milione di soggetti che sono stati sottoposti a controlli ed a sanzioni, così come per quanto riguarda la sfera più strettamente penale. Vediamo che l'articolo 73 della legge sugli stupefacenti, quindi quella che vieta il cosiddetto spaccio, continua a riguardare un detenuto su tre. Quindi fondamentalmente il sistema giustizia Italia, il sistema carcere, si fonda all'incirca sul 33% sul controllo di soggetti che commettono reati a vario titolo legati alle sostanze stupefacenti. Capiamo intuitivamente che impatto potrebbe avere la legalizzazione della cannabis, e oggi questo è l'argomento. Questo impatto avrebbe degli effetti positivi, abbiamo sentito prima, in ambito economico, avrebbe degli effetti positivi nell'ambito della giustizia, per i dati che abbiamo appunto sentito prima da Hassan e che poc'anzi ho anch'io citato in via di sintesi. Ma perché succede tutto ciò? Perché soprattutto rispetto alla cannabis esiste questa persecuzione da un punto di vista diciamo legislativo e di prassi giudiziaria? Tutto ciò dipende anche in parte dal referendum del 93, perché quando fu depenalizzato il consumo delle sostanze stupefacenti purtroppo venne previsto che tra le condotte propedeutiche oggetto della depenalizzazione vi fossero soltanto determinate condotte, quindi la detenzione, l'importazione, l'esportazione e l'acquisto, non anche la coltivazione. Quindi ad oggi, dal lontano 93, quando diciamo, ci si è resi subito conto di questa aberrazione, per cui se io coltivo una sola piantina a casa devo comunque sempre subire un processo penale. Se invece acquisto anche 50 grammi, ma dimostro per appunto che è soltanto per uso personale, posso anche evitare tutto il procedimento penale, perché già le forze dell'ordine possono riscontrare nell'immediatezza del fatto che si tratta, diciamo, di un qualcosa che ha rilevanza amministrativa, perché possono definire quella detenzione a seguito del controllo come per uso personale, con finalità per uso personale. Questa è un'aberrazione, perché vi è di più, noi sappiamo che diciamo, vari avvocati hanno cercato di fare battaglie, oltre che le associazioni, per porre fine a questa aberrazione giuridica. Eppure la giurisprudenza che cosa ci dice prevalentemente? Ce lo dice fino ad arrivare alla Cassazione Sezioni Unite del 2008, fino ad arrivare alla Corte Costituzionale di recente, lo scorso anno, ci dice che la coltivazione è un reato di pericolo. Quindi sostanzialmente quasi sempre non solo bisogna subire un procedimento penale, ma bisogna subire anche una condanna. E perché questo? Perché nel momento in cui stai coltivando non si sa quale sarà la produzione, quindi c'è un'immissione nel mercato di un quantitativo di sostanza stupefacente non controllabile. Ma è un assurdo. Se io diciamo, riesco a dimostrarti che la finalità è per uso personale, a maggior ragione, siccome non sto acquistando dal narcotraffico, dallo spaccio di strada, eccetera, questa condotta non dovrebbe avere nessuna rilevanza penale, perché appunto nel 93 si è deciso di depenalizzare il consumo, e nel momento in cui pongo in essere una condotta che non lede diritti altrui,
teoricamente lo Stato non dovrebbe ingerire nelle mie scelte di stile di vita. Ciò non significa che ogni qualvolta a seguito di un controllo si trovano delle piantine il soggetto interessato verrà condannato, ma la strada è molto difficile ed impegnativa, proprio perché viene definito come un reato di pericolo. Io credo che su questo aspetto, che rappresenta una percentuale molto alta di quell'oltre il 30% di detenuti e di soggetti che comunque vengono condannati per l'articolo 73 e quindi per spaccio, quando invece tante volte si tratta davvero di una coltivazione rudimentale, domestica e destinata soltanto a soddisfare le proprie esigenze, io credo che questo sia un aspetto sul quale dobbiamo tutti concentrarci proprio perché invece l'autocoltivazione è diciamo un rimedio al narcotraffico, sottrae il mercato al narcotraffico, l'esatto contrario di quello che ci dice la giurisprudenza. Non credo che ci siano requisiti diciamo di urgenza per poter intervenire con un decreto su questo settore, non voglio sparare balle, però certamente arrivare a una consapevolezza diffusa di questo dato, di questo fenomeno, può aiutare a convincere diciamo anche la sorda politica sull'esigenza di un intervento quantomeno in questo settore. Questo diciamo era un aspetto del mio intervento che è un po' un commento a margine dei dati che appunto sono presenti sul settimo libro bianco, delle copie sono anche qui al banchetto di Forum Droghe e che Forum Droghe e Associazione Antigone condividono, che comunque può essere scaricato dai siti di Forum Droghe, di Antigone eccetera. Detto ciò, io oggi sono stato invitato anche per presentare un altro tipo di diciamo di lavoro che è stato fatto dall'Associazione Antigone della CILD, che è Yes We Cannabis. Naturalmente si tratta di un lavoro sempre liberamente scaricabile da internet, dal sito dell'Associazione Antigone, che si può trovare anche qui al banchetto, e che diciamo è nato 2 anni fa, ogni anno esce una nuova edizione e parte dall'idea della multidisciplinarietà, quindi dalla volontà di cercare di mettere insieme più saperi. Ora Canapamundi è un momento molto importante appunto perché in una stessa conferenza, in uno stesso luogo esiste questa multidisciplinarietà. È interessante sentire appunto il dato economico per cui la legalizzazione ha dei vantaggi, è interessante sentire il punto di vista medico, il punto di vista degli avvocati, degli attivisti eccetera eccetera. Io credo che questi momenti debbano diventare sempre di più quotidiani. Allora io ad esempio nella mia professione mi devo sempre avvalere anche di medici e di altri. Perché? Perché se ad esempio succede che esiste un soggetto che ha una prescrizione del Bedrogan, quindi di farmaci a base di cannabis, e viene fermato con l'autovettura e viene appunto rilevato che è positivo alla cannabis, ho l'esigenza di avere un medico che appunto ha fatto non soltanto una prescrizione, ma che poi fa una relazione in cui spiega cose che io come avvocato non posso sapere, cioè che ad esempio questi medicinali sono in circolo, dipende da persona a persona, ma l'effetto psicoattivo dura non più di un'ora. Quindi che cosa succede? Io grazie ad un medico riesco a dimostrare a una commissione medica che quel dato soggetto può riprendere la patente dopo il periodo di sospensione. La realtà dei fatti poi porta che la commissione medica comunque non capisce questo discorso, però che cosa voglio dire con questo? Che è molto importante approcciarsi a tutto ciò che ha a che fare con questo mondo da vari punti di vista, sia per l'esempio mio come professionista ho interesse diciamo ad avere un medico che mi dia una consulenza e via dicendo, ma io credo che questo tipo di approccio possa servire a tutti, anche a chi, l'approccio appunto multidisciplinare, anche a chi ad esempio si occupa di altri settori che interessano la cannabis e che semmai diciamo neanche hanno interesse proprio alla presenza o meno del principio attivo. Perché il minimo comune denominatore
di tutti coloro che si avvicinano a questo tema è questa pianta, i suoi derivati e tutte le politiche criminogene che circondano questa materia. Allora credo anche che accanto alla multidisciplinarietà che deve caratterizzare il nostro approccio a questa materia ci debba essere anche una maggiore elasticità da parte di tutti noi, proprio perché i settori interessati sono tanti, i punti di vista sono tanti, gli interessi sono tanti e diffusi, e quindi mi riferisco in particolare al fatto che non si devono creare distinzioni, ad esempio, tra chi sostiene questa campagna appunto contro il proibizionismo perché esalta di più l'aspetto medico, e quindi i pazienti che si curano con la cannabis giustamente fanno bene ad esaltare quelli che sono i loro interessi specifici, ma quel tipo di interesse non è escludente rispetto a chi fa questo genere di campagna e crede nelle stesse idee perché ad esempio ne fa un uso ludico, o chi opera nel settore commerciale e ha interesse che nel momento della trasformazione del prodotto non vada ad avere delle conseguenze penali. Voglio dire, è dal 93, a seguito del referendum, che sappiamo che siamo una maggioranza, dobbiamo darci qualche pizzicotto in più sulla pancia e dirci: non siamo stati capaci di tradurre in legge quella che è la volontà della maggior parte di noi, la maggior parte, credo io, degli italiani. E quindi che cosa dire? Se volete partecipare insomma anche alla redazione del prossimo terzo libro bianco in questa chiave multidisciplinare eccetera di cui vi stavo parlando, potete contattarci, intanto i contatti li trovate sul sito dell'associazione Antigone scaricando gratuitamente Yes We Cannabis. Grazie. Sì, la domanda riguarda l'ultima normativa sull'omicidio stradale, che per certi versi mi pare colpisca in maniera particolare consumatore di cannabis, dato che, per quanto ne sappia io, i dispositivi di rilevazione non sono in grado di distinguere tra presenza di cannabis e effetto drogante, oppure presenza del principio ma fine dell'effetto drogante. Sì, diciamo che questo è un aspetto che stavo toccando anche prima con l'esempio che stavo facendo, rispondendo subito alla domanda che viene posta. Noi raccontiamo delle storie, Yes We Cannabis è una storia, è proprio quella di cui prima stavo accennando. Che cosa succede per quanto riguarda le sostanze stupefacenti rispetto all'alcol? Mentre l'alcol resta in circolo soltanto per un limitato periodo di tempo ed effettivamente può dare, diciamo, la presenza nell'alcol, la presenza nel sangue di alcol può dare, diciamo, una presunzione appunto di alterazione alla guida, per le sostanze stupefacenti il discorso è diverso, perché restano nel sangue per molto molto più tempo. E infatti è la stessa normativa, d'accordo, almeno rispetto al codice della strada, al 186 e 187, che distingue, per cui per essere per subire una sanzione penale, non parlo dell'omicidio stradale, proprio in generale la guida, si parla di guida in stato di ebbrezza e guida invece in stato di alterazione legato agli stupefacenti, proprio perché si è capita, anche diciamo il legislatore ha capito questa differenza, ok? Perché però che cosa succede? Che poi la prassi quale diventa? Che questo stato di alterazione da stupefacenti, anche se la normativa distingue tra alcol e stupefacenti, di fatto viene fatta dall'operante che ti ferma, ok? E quindi descrive appunto che hai difficoltà nel linguaggio, descrive determinati sintomi che fanno pensare ad un'alterazione. Naturalmente poi questi aspetti, sempre con un avvocato, però purtroppo sempre in sede penale eccetera, possono essere contestati, perché è l'autorità medica che può dire se sono o meno in uno stato di alterazione, non possono essere le forze dell'ordine.
Quindi il problema più che diciamo dell'aspetto normativo è quella che poi è la prassi, e quindi il problema che devi sempre, diciamo, poi cerchi e riesci a porre un rimedio soltanto attraverso la tutela legale nel singolo procedimento, e se trovi la sensibilità di un giudice che effettivamente si accorge che se non c'è stato un accertamento da parte del medico non si può decretare che eri stato di alterazione da stupefacenti soltanto perché sei risultato positivo agli esami, proprio perché è normale risultare positivo anche dopo giorni, se non una settimana, eccetera, da quanto hai assunto sostanza stupefacente.